benvenuti. Benvenuti alla seconda edizione del Festival della Letteratura di Arcore. Benvenuti a questa serata molto speciale, molto, vedrete, molto raffinata e molto elegante. Così, solo per la cronaca, per questa seconda edizione del Festival siamo addirittura al 34esimo evento e al 12esimo evento musicale. Un evento musicale, quello di oggi, che vedrete, è assolutamente molto particolare. Io devo fare, prima di presentarvi i protagonisti della serata, i due protagonisti della serata, desidero fare un paio di ringraziamenti doverosi. Partendo innanzitutto, sono abituato ad avere le autorità qua davanti, ma oggi sono più in fondo. Quindi innanzitutto voglio ringraziare il sindaco e assessore Rosalba Colombo e Paola Palma, in quanto portatrici sani di passione verso la cultura e verso eventi straordinari anche di altissimo livello, come in questo caso, che parliamo di un livello assolutamente internazionale. E quindi grazie a loro, grazie alle autorità presenti, ai sindaci, agli assessori alla cultura, ai vari assessori, vice sindaci che ho visto entrare, dei quali non faccio il nome perché se dimentico qualcuno non è mai simpatico. Ho visto e ringrazio anche della presenza il maestro Felice Schiavi, che ho visto tra noi poco fa. Ringrazio in modo molto particolare la compagnia del Quadrifoglio, nella persona di Enrica Perego, la direttrice, perché è la persona e la compagnia che ha dato lo spunto, ha allestito, diciamo, questo palco in questo modo così particolare. Davvero grazie a Enrica Perego, che è qua presente. I miei ringraziamenti si concludono e vi presento gli ospiti della serata, partendo innanzitutto tra il pubblico. Ringrazio ovviamente il console onorario della Mongolia a Milano, la signora Agatuia, grazie di essere presente e essere qua con noi. E immediatamente ci immergiamo in questa serata straordinaria. Io vi presento, vi prego di accogliere con un grande applauso i due protagonisti, iniziando dal maestro Stefano Salvatori al pianoforte, dal Teatro alla Scala. Il più importante baritono della Mongolia, Enbat Amartushin. Grazie. Lascio a loro la parola e la musica e approfitto per augurare a tutti una buona serata. Grazie. Cantante del mondo proprio al concorso Cardiff BBC di Londra, e poi ultimamente un riconoscimento straordinario alla 12ª edizione del premio in Corea, del concorso internazionale della Corea. Allora, questo concerto è un concerto che vede la presenza di brani sia del nostro repertorio lirico, diciamo quello tradizionale, il grande repertorio, con autori come Verdi, Leoncavallo, Giordano, e poi nello stesso tempo anche melodie della sua terra. Quindi la prima parte sarà di Leoncavallo, I Pagliacci, quindi l'aria di Tonio, si può, con l'introduzione, quindi come da inizio di opera, proprio con il prologo. Poi avremo anche, subito dopo ci sarà una melodia russa, un'aria russa da un'opera russa che è Il Principe Igor di Borodin, quindi l'aria del Principe Igor. Poi c'è un omaggio invece alla romanza napoletana con Voce e Notte di Ernesto De Curtis, quindi una romanza di Rachmaninoff, In the Silence of the Night, Il Silenzio della Notte. Dopodiché, ecco, c'è questo grande autore della Mongolia, dall'opera Le lacrime del lama, lui canterà l'aria di Lodon, che è il personaggio principale, il protagonista di quest'opera, un lama, appunto un lama tibetano, quindi molto, molto intensa, molto religiosa quest'area, e si concluderà la prima parte con l'aria da un ballo in maschera, un ballo in maschera, Alzati, eri tu. Quindi questa è la prima parte. Grazie. Buonasera.
Thank you.
presto.